Oggi vi voglio parlare dei restauri ottocenteschi della rocca sforzesca di Soncino ad opera dell'architetto milanese Luca Beltrami. I restauri hanno avuto la durata di circa un decennio, sono iniziati nel 1886 e si sono conclusi nel 1895. Sono all'interno del museo archeologico che si trova proprio dentro la rocca sforzesca di Soncino e qui sono presenti riproduzioni di fotografie con uomini al lavoro durante i restauri ottocenteschi. Anche nella parte più bassa, la parte superiore del camminamento era stata tutta ricoperta con una struttura in muratura durante il marchesato stampa e durante gli interventi di restauro, Luca Beltrami ha proceduto allo smantellamento di tutte queste coperture, riportando il camminamento allo scoperto. E questo è il camminamento che è stato scoperto durante gli interventi di restauro. Oggi possiamo ammirare la rocca sforzesca così com'era nella seconda metà del 400, quando venne costruita alla fine del Medioevo.